sentiamo. Mi sente? Sì, adesso sentiamo. Allora, se possiamo cominciare, come faccio un po' da padrone di casa e ringrazio prima di tutto tutti quanti i giornalisti che sono intervenuti in questa conferenza con modalità un po' particolari dovute a Covid. Vedo alcune facce conosciute, quindi saluto tutti quanti gli amici della stampa di Reggio Calabria e gli altri poi giornalisti invece di testate nazionali. E un ringraziamento e un saluto al procuratore di Reggio Calabria e alla sua straordinaria squadra. Oggi parliamo di un'attività investigativa che ha portato sotto la coordinazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria all'amministrazione giudiziaria per 6 mesi di una delle più importanti società che operano, forse la più grossa per capitalizzazione dell'intera Calabria e una delle più grosse della Sicilia, a Caronte, che si occupa, come è noto, a Caronte Tourist SPA, che si occupa, come è noto, dei traghettamenti tra Vina San Giovanni e Messina, nonché poi di altre tratte marittime tra le isole e il continente. È un provvedimento particolare come dell'amministrazione giudiziaria di cui parlerà chiaramente il procuratore e a fianco a questo poi sono stati anche sequestrati i beni riconducibili a Buda Massimo, un soggetto già conosciuto dalle forze dell'ordine in quanto appartenente alle 'ndrine di Vina San Giovanni in collaborazione con il clan Imerti e che era riuscito a intromettersi in maniera prepotente, in maniera pesantissima in alcune delle attività gestite dalla Caronte Tourist, infiltrando quindi questa società, ragione per la quale poi si è avuto il provvedimento odierno. Quindi non mi dilungo ulteriormente, passo la parola al Procuratore della Repubblica che saluto affettuosamente. Sì, grazie direttore, anche perché sta nuova veste che ci vuole partecipare a questa conferenza stampa. Intanto io sono qua con i colleghi Paci e Lombardo che si sono occupati di questa proposta di prevenzione che è stata svolta dai colleghi Musolino e Gnazzitto, curata da loro. Allora, intanto, quindi sono poche battute per dare spazio anche agli altri interventi. Intanto questa è un'attività che si pone sulla scia di un'attività della Procura di Reggio Calabria, della DIA di Reggio Calabria, che interpreta il contrasto alla criminalità organizzata, all'aggressione patrimoniale alla criminalità organizzata, non solo attraverso i provvedimenti di ablazione e quindi di sequestro e finalizzati alla confisca, ma anche attraverso un'opera di supporto e di controllo che consenta ad aziende che non risultano riferite a realtà di criminalità organizzata di poter, come dire, potersi bonificare da quelle infiltrazioni, da quelle agevolazioni di attività di soggetti pericolosi o comunque riferibili a cosche di 'ndrangheta che hanno inquinato alcuni aspetti della loro attività. Nel caso di specie, voi sapete che già delle infiltrazioni di 'ndrangheta nella Caronte, nell'originaria Caronte, se ne parla in tutta una serie di processi con sentenze passate in giudicato e ne parlano anche alcuni collaboratori di giustizia. La vecchia proprietà Matacena, con una serie di rapporti con le più importanti realtà criminali, reggine e villesi. E questa sorta di infiltrazione, di commistione di interessi intranghetisti in quella proprietà è stato oggetto come dicevo prima, di pronunce giudiziarie. È evidente che nel caso di specie l'accertamento si fonda su dichiarazioni di alcuni collaboratori, in particolare Cristiano e Liuzzi, che fanno riferimento a come ci sia stata un'agevolazione degli interessi economici di alcuni soggetti riferibili alla cosca a Buda Imer, in particolare con il riferimento alle persone del Passalacqua Domenico, già condannato in meta per 416 bis, che è risultato non solo dipendente
della Caronte e addirittura con un rapporto di lavoro che non è stato neanche sospeso o interrotto durante la sua latitanza, durante la sua carcerazione, ma anche attraverso delle società allo stesso riferibili e che vedevano lo svolgimento in favore della Caronte di una serie di servizi, in particolare della ristorazione e delle pulizie. Altro soggetto a cui si fa riferimento nel provvedimento del Tribunale delle Misure di Prevenzione, il provvedimento è vergato dalla Presidente, la dottoressa Pastore, e il soggetto è Massimo Buda, che pur mai condannato personalmente per vicende di 'ndrangheta, il figlio di Santo Buda, lo stesso soggetto la cui appartenenza alle cosche di 'ndrangheta è stata accertata in via giudiziaria, e che lo vede coinvolto insieme al figlio Massimo e agli altri figli nella gestione di tutta una serie di attività. Di Massimo Buda sono stati accertati una serie di collegamenti anche con altri esponenti di 'ndrangheta, quale Bertuca Pasquale, è stato monitorato quale soggetto che ha favorito i rapporti tra i vertici della cosca Bertuca e il proprio genitore Buda, e oggetto oggi dell'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale. Sulla base di queste emergenze, sulla base di questa tra virgolette agevolazione di soggetti riferibili a cosche di 'ndrangheta, il Tribunale delle Misure di Prevenzione ha applicato questa misura particolare, che appunto l'articolo 34, e non è la prima pronuncia da parte del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, che consentirà agli amministratori di intervenire laddove la società stessa non è stata in grado di bonificare questi aspetti aziendali. È evidente che si tratta di rapporti e agevolazioni risalenti. Facciamo prima riferimento ai rapporti indranghetisti della vecchia società Caronte, che sono stati oggetto di accertamenti giudiziari e dei quali evidentemente anche a seguito della fusione delle due società e della nascita della Caronte e Tourist S.p.A. non si è riusciti a bonificare. Mi preme però sottolineare come la misura di prevenzione applicata, come dirà poi il collega Paci, presuppone intanto che il titolare dell'azienda, quindi la società, sia terza rispetto ai soggetti pericolosi, perché laddove ci fosse stata invece una medesimazione del soggetto pericoloso nel soggetto proprietario, sicuramente diversa sarebbe stata la misura anche di prevenzione applicabile. Qua non stiamo parlando di un sequestro finalizzato alla confisca, ma stiamo parlando di un'amministrazione giudiziaria che è svolta nell'interesse della stessa società per consentire di bonificare quegli aspetti, agevolazioni che si sono verificate e sulle quali noi, o meglio, il Tribunale con le misure con i suoi amministratori cercherà di intervenire. Adesso lascio la parola al collega Paci. Sì, intanto buongiorno a tutti, ringrazio anch'io tutti i giornalisti intervenuti. Mi limito semplicemente ad evidenziare che questo provvedimento che nasce da un'attività di indagine di prevenzione di cui sono titolari i colleghi Musolino e Ignazzitto, che hanno redatto poi tutta l'intelaiatura degli elementi indiziari acquisiti dal Tribunale, mette insieme una serie di provvedimenti giudiziari che in qualche modo sono tra quelli che hanno determinato un po' la storia giudiziaria anche di questo distretto. Mi riferisco appunto non solo al provvedimento Meta che veniva prima citato, ma anche agli accertamenti del processo Olimpia, ai rapporti appunto delle cosche di 'ndrangheta dello stretto con la Sicilia per un verso, ma anche con altre cosche di 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. E questo perché ovviamente le vicende delle società che hanno gestito il traghettamento sullo stretto storicamente hanno sempre determinato gli interessi e suscitato gli interessi mafiosi. Quello che in questo provvedimento del Tribunale
è stato focalizzato in modo specifico e che questi interessi mafiosi nel tempo hanno trovato un radicamento attraverso lo sfruttamento delle capacità imprenditoriali delle società di traghettamento. E ovviamente nel fare questo si è tenuto conto del ruolo criminale dei vari soggetti che via via sono venuti in rilievo. Quindi il Tribunale ha dovuto riconoscere, così come l'ufficio di procura ha richiesto, la pericolosità sociale di una serie di soggetti. Ovviamente per alcuni è stato anche abbastanza facile, trattandosi di soggetti gravati da sentenze anche passate in giudicato per associazione mafiosa, vedasi appunto il citato Passalacqua, vedasi anche Aquila, vedasi anche Buda Santo Padre di Buda Massimo. Per altri questa pericolosità sociale è stata ricostruita anche nell'attualità, è il caso appunto di Buda Massimo, che all'interno della società e sfruttando il suo ruolo all'interno della società è divenuto anche nel tempo un soggetto di riferimento mafioso, tant'è che per esempio il Tribunale ha utilizzato una esemplare intercettazione telefonica nella quale si dice che Buda Massimo, da mero lavoratore sui piazzali diciamo occupate alla società, è diventato il numero uno della società, cioè il problem solver, colui al quale comunque di fatto per via della fama mafiosa della propria famiglia, del proprio padre, poi del ruolo via via acquisito, tutti si rivolgevano per risolvere qualunque cosa, dal dipendente riottoso che non voleva adeguarsi alle direttive del management, ai camionisti che pretendevano trattamenti di favore, alle società che via via cercavano una sponda, le società esterne, per poter lavorare all'interno delle navi, e quindi ecco di fatto divenendo come dire il domus di riferimento dell'andrangheta all'interno della società. Ovviamente questo è soltanto un provvedimento che dispone un'attività di bonifica all'interno della Caronte Tourist, man a mano che poi si andrà avanti anche con le eventuali proroghe, ovviamente l'auspicio dell'ufficio di procura è quello di eliminare questo tipo di condizionamento. Prego Giuseppe, collega Lombardo. Sì, ritengo che sia stato detto praticamente tutto. Va soltanto chiarito forse un aspetto che assume rilievo al fine di comprendere qual è stato il percorso investigativo che questo ufficio ha seguito per arrivare al provvedimento di cui è stata data esecuzione oggi, che sicuramente è, se non il più importante, tra i più importanti provvedimenti di amministrazione giudiziaria che siano stati mai eseguiti in Italia. Come è noto, o come si ricava dall'ampia motivazione del Tribunale sezione misure di prevenzione, le indagini che consentono di estrapolare gli elementi oggi valorizzati sono indagini note e sono la cosiddetta operazione Breakfast, quindi il procedimento 72-61 del 2009, a cui ha fatto seguito poi altro procedimento originato da quello che è il 23-51 del 2015. Nel corso di quelle indagini, peraltro già sfociate in altri processi, è stata analizzata, investigata a fondo tutta l'operatività del gruppo Matagena e quindi dell'enorme galassia imprenditoriale riconducibile a quella famiglia, e si è ricostruito a ritroso, come si diceva prima, anche quello che è, diciamo, il dato genetico rispetto alle attività che i Matagena hanno svolto nell'ambito appunto del traghettamento sullo stretto di Messina, quindi le attività che prima nascono collegando Reggio Calabria e Messina e poi si spostano tra Villa San Giovanni e Messina. Ritengo che sia inutile soffermarsi su questi aspetti perché sono ampiamente, in modo molto dettagliato, ricostruiti nel provvedimento, se non per segnalare che i riferimenti ai Matagena e ai contatti con ambienti di 'ndrangheta sono molto risalenti nel tempo, sono stati sempre molto difficili da contestualizzare,
nell'ultimo periodo abbiamo beneficiato, come diceva il procuratore all'inizio, del contributo dichiarativo di Liuzzo, Giuseppe Stefano Tito e di Cristiano Vincenzo, che hanno certamente fornito delle chiavi di lettura importanti su quello che era un rapporto certamente di cui si aveva traccia anche in indagini precedenti. L'articolo 34 è stato spiegato. La nostra attività, oltre che riguardare quelli che sono gli aspetti tipicamente mafiosi, ritengo debba estendersi, e ritengo lo abbia fatto, diciamo, con lungimiranza e assoluto equilibrio e serietà, oltre che il rigore che ci vuole, per andare a comprendere come opera in questo territorio il cosiddetto indotto mafioso, che non è mafia, ma spesso e volentieri vive di mafia e beneficia delle sue logiche. L'articolo 34 serve a questo, a ripulire in maniera molto chiara, diciamo molto netta, con un termine volutamente poco tecnico, soprattutto perché siamo consapevoli che ci sono situazioni in questo territorio che sono situazioni che vanno affrontate, ma che vanno affrontate utilizzando in maniera intelligente, evoluta, direi moderna, tutti gli strumenti che la normativa antimafia mette a nostra disposizione. Purtroppo, e vi segnalo questo aspetto, ancora si vive di un simbolismo mafioso pericoloso, nella misura in cui è il soggetto di cui parlava il procuratore all'inizio, Battalacqua Domenico, condannato in via definitiva nell'ambito del processo Meta, torna libero e pubblicamente si trova abbracciato da uno dei principali soggetti, diciamo, all'interno di quello che è il gruppo Caronte Tourist, quasi, voglio dire, per voler formalizzare un ritorno all'operatività che la sentenza definitiva e la carcerazione preventiva, a mio modo di vedere, doveva aver interrotto. Ecco lì che si interviene con gli strumenti di cui parliamo oggi, nel momento in cui quel condizionamento, quell'agevolazione non si interrompe per altra via, soccorre nel nostro sistema quello che è il sistema delle misure di prevenzione. Speriamo che questo esperimento, che riguarda una realtà imprenditoriale così grande e importante, possa servire anche da modello per operazioni simili da svolgere, diciamo, in futuro, beneficiando fino in fondo di tutti gli strumenti per noi indispensabili nel contrasto ai sistemi mafiosi di cui ci occupiamo da anni. Bene. Prima di passare la parola al colonnello Perfetta, volevo solo proprio segnalare come nella nostra proposta abbiamo riportato un dato estremamente significativo della dichiarazione resa ai nostri uffici di uno degli esponenti di spicco della compagine siciliana della Tourist, che a seguito appunto della fusione con la Caronte, recatosi con il proprio genitore a Villa, riceve questa indicazione: figliolo, tu vedi questo piazzale, il piazzale del traghettamento di Villa, tu non devi mai guardare oltre questo piazzale, proprio nella piena consapevolezza di quello che la realtà calabrese in quel momento, stiamo parlando degli anni in cui la Tourist lavora insieme e quindi si fonde con la Caronte, della consapevolezza di quella realtà calabrese che purtroppo era afflitta da pesanti infiltrazioni granghettiste. Passo la parola al colonnello Chiappetta, grazie. Ecco, buongiorno a tutti. Dopo aver ascoltato la rappresentazione giuridica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Prevenzione, ascoltando procuratore capo e procuratori aggiunti, ecco, qualche riflessioni giuridiche rispetto alle quali non ritengo di dover aggiungere, mi soffermo sui contenuti dell'indagine. Diciamo che il provvedimento recepisce, come hanno accennato prima di me, una indagine lunga e laboriosa nel tempo, e quindi ne recepisce i contenuti.
i contenuti di una attività investigativa che è riuscita a dimostrare una agevolazione di questa holding, una holding che ha un volume d'affari che si aggira intorno ai 500 milioni di euro, una holding che annovera 1200 dipendenti, quindi un vero e proprio colosso della navigazione, agevola appartenenti alle consorterie criminali, rendendo possibile lo svolgimento di attività economiche che si insinuano nel ciclo funzionale dell'azienda. Ecco, e qui una riflessione prima di avvicinarmi a rappresentare le dinamiche operative di alcuni contesti aziendali, evidenziando anche i ruoli di appartenenti alle consorterie criminali in seno alle stesse. Ecco, un taglio nuovo, un'immagine nuova dell''ndrangheta, una logica nuova, non più un''ndrangheta che si rappresenta e si evidenzia con la sua forza intimidatrice, ma un''ndrangheta che attraverso società di servizi, attraverso servizi di ristorazione, attraverso servizi di pulizia, di disinfestazione, è sempre più un''ndrangheta imprenditrice. Quindi una nuova, diciamo, un nuovo modus operandi di questa organizzazione criminale che entra nel tessuto economico, esercita delle attività, sfruttando sicuramente quello che è il know-how acquisito, cioè quella che è la forza di determinati cognomi. Ecco, senza volere evidenziare pagine di archeologia giudiziaria, ma corre l'obbligo comunque di segnalarle, l'esame del provvedimento e il richiamo ad alcune sentenze evidenzia come certi legami siano storicizzati nel tempo, e quindi si parte da Bruno Campolo e si vede come anche gli eredi di Bruno Campolo esercitano servizi di ristorazione all'interno della Caronte fino al 2020. La figura di Buddha, figlio di Buddha Santo, figura storica, ecco, della consorteria di Villa San Giovanni, e Buddha Santo che direttamente o per interposta persona, e qui si vede il taglio imprenditoriale che assume oggigiorno l''ndrangheta, svolge determinate attività, ecco, servizi di disinfestazione attraverso il di lui cognato Cristiano Teodoro, e servizi di pulizia, ecco, ancora attraverso un altro soggetto a lui imparentato, tale Carlo Alberto, fratello della moglie, accanto a quella che poi è un ruolo che lui ha avuto nell'azienda, e sono emblematiche anche alcuni stralci di alcune intercettazioni, lui comunque percepiva emolumenti per 3.000 euro al mese, a prescindere da quella che erano le sue giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro. Questo era un appannaggio fisso. Ora, sull'articolo 34 si sono soffermati il procuratore e i due aggiunti, evidenziando la valenza giuridica di questo provvedimento. Sul provvedimento invece ablativo, sul sequestro patrimoniale che viene esercitato nei confronti di Buddha Santo, qualche riflessione. Ecco, è stata esaminata quella che è l'asset patrimoniale di Buddha Massimo e della moglie Sonia Versace. Molti accreditamenti sono tracciabili perché sono frutto di accreditamenti stipendiali. Pur considerando lecite, ma lecite non sono, determinate entrate che derivano dalla conduzione di aziende che venivano gestite per prestanome, attraverso prestanome, si evidenzia comunque una netta sproporzione, un'evidente sproporzione tra quelle che sono le manifestazioni reddituali tangibili in capo alla famiglia di Buddha Massimo e quelli che invece sono stati gli investimenti dallo stesso posto in essere nel corso degli anni, consistiti nell'acquisto di fabbricati, nell'acquisto di terreni. Quindi è di tutta evidenza come questi investimenti di carattere patrimoniale sono il frutto del reinvestimento di proventi illeciti. Quindi l'immissione nel circuito
apparentemente legale di quelli che sono proventi di attività delittuosa. Ora, tali situazioni sono perdurate nel tempo, sono durate fino ai giorni nostri. Ecco, anche determinati provvedimenti assunti dall'azienda nel momento in cui hanno avuto pubblica notizia dello svolgimento di indagini non sono serviti a segnare un cambio di rotta, a segnalare una inversione di tendenza, e quindi anche il voler attribuire ad alcuni esponenti del mondo delle istituzioni alcune funzioni di garante della legalità sono serviti a poco, laddove si consideri che determinati esponenti del mondo delle istituzioni erano seduti in seno al consiglio di amministrazione della medesima azienda dal 2017. Ecco, se ci sono altre informazioni da fornire, io sono qui disponibile. Vuoi dire qualcosa per la via Fazio, dottor Fazio? Eccomi, buongiorno a tutti, se mi sentite. In buona sostanza mi avvarrò di qualche slide per darvi la possibilità di capire il gruppo societario come è composto. La Caronte Tourist è una grossa holding la quale fa parte la Caronte SPA, che è riconducibile alla famiglia Matacena, la Tourist Ferry Boat, che è riconducibile alla famiglia Franza, e poi c'è un fondo investimento inglese, la Basalt, che recentemente dal 2018 fa parte di questa grossa holding in cui vi sono circa 23 società nel settore della navigazione. Questo dà la dimensione di quanto anche siano state complesse le attività investigative svolte su delega della Procura. Al fine di farvi comprendere come è stata anche accettata questa presenza, che possiamo definire storica, della criminalità organizzata all'interno della Caronte attraverso la fornitura di beni e servizi, possiamo, diciamo, elencare in particolare i servizi di ristorazione, disinfestazione e pulizia che ci sono state a bordo delle navi per conto della criminalità organizzata. In particolare, il servizio di ristorazione a bordo delle navi è effettuato da due società, la CAP Service e l'Ancora dei Franza. Ora, mentre la CAP è l'acronimo di Passalacqua, Aquila, dei fratelli Aquila e Campolo adesso Giuseppe, l'Ancora invece è una società della Tourist Ferry Boat, la quale appunto non c'entra, diciamo, nel contesto qui mafioso. Quindi è la CAP che è stata oggetto soprattutto da parte della DIA di particolare attenzione investigativa. La disinfestazione invece veniva effettuata dalla Calist, la società Calist di Cristiano Teodoro, il quale è cognato di Massimo Buda, e poi nei piazzali, come è stato già ampiamente detto, è stata individuata la presenza di Massimo Buda in qualità di ispettore, perché una nota che va segnalata è che il reclutamento all'interno del gruppo Caronte è un reclutamento fatto anche di personaggi legati quindi alla criminalità organizzata e che nel tempo hanno assunto un ruolo apicale fra i lavoratori. In particolare Massimo Buda appunto era un ispettore di piazzale, una sorta di caposcalo che comunque, come ha detto già il procuratore, veniva utilizzato anche per intimidire i camionisti. Infine abbiamo sempre la CAM Service, che è riconducibile sempre alla famiglia Buda, il cui amministratore delegato era Carlo Alberto, cognato di Buda Massimo, e che poi all'interno della società vi è anche il Laganà, che era una sorta di uomo fidato del Buda Massimo, e infine la Veppe, che è una società riconducibile a Passalacqua Domenico, omonimo dell'altro Passalacqua, il nipote dell'88, che si occupava del servizio di pulizie all'interno della Caronte Tourist. Ecco, questo è un quadro, diciamo, sintetico
di come si sia infiltrata all'interno del gruppo Granted Tourist la criminalità organizzata. Ci sono la parola al direttore Vallone. Sì. No, per quanto riguarda noi, penso che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, quindi se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti, per il procuratore o per i colleghi. Alessia Candido, Repubblica, per il procuratore capo, se può attivare l'audio. Buongiorno, in realtà la domanda è rivolta sia al procuratore capo sia ai due aggiunti, e sono in realtà due. La prima vi chiederei una valutazione dell'importanza strategica del controllo di un'impresa come la Caronte da parte dei clan Reggini, e se e in che misura questa può essere paragonata al controllo delle società miste, che è stato accertato anche con sentenze definitive. La seconda è se questo, diciamo, questo approfondimento dal punto di vista patrimoniale sulla Caronte ha aperto a nuove indagini, se eventualmente ci sono state trasmissioni atti per ulteriori indagini, e mi riferisco in particolare al coinvolgimento della politica nei consigli di amministrazione della Caronte, che quindi difficilmente poteva non sapere quanto avvenisse in azienda. Grazie. Allora, sì, dottoressa. Intanto, per quanto riguarda il controllo, in realtà noi la misura si fonda sull'agevolazione degli interessi dei soggetti pericolosi di cosche riferibili a cui questi soggetti sono riferibili. Non si parla di controllo dell'azienda, perché ove ci fosse stato un vero e proprio controllo, ove ci fosse stata una immedesimazione anche per interposta persona delle cosche nella società, ben altre sarebbero state le misure da adottare, sia sotto il profilo penale che sotto il profilo preventivo. Evidente che nello stesso provvedimento del Tribunale delle misure di prevenzione si parla di questa, nei presupposti dell'istituto che viene applicato, c'è appunto l'agevolazione o l'intimidazione del soggettamento, o in alternativa l'agevolazione, che deve essere reiterata e deve essere sistematica. In questo caso noi parliamo di agevolazione, che appunto si è sviluppata attraverso quei servizi di cui ho fatto riferimento prima il dottore Fazio, che hanno consolidato economicamente e anche, tra virgolette, sotto il profilo del controllo del territorio, le cosche di riferimento di quei determinati soggetti. È emblematico sotto questo profilo, sotto il controllo del territorio, quello che ci dice il collaboratore Cristiano. Addirittura ci dice che per un patto di non belligeranza i Bertuca non si interessavano, gli Zito Bertuca, che sarebbe la cosca, l'altra cosca egemone di Villa San Giovanni, non si interessavano delle vicende della Caronte, in cui sapevano, di cui sapevano il coinvolgimento invece per quanto riguarda la cosca Buda Imerti. In questo passaggio del Cristiano è chiaro il controllo che derivava sul territorio, che derivava la legittimazione che derivava alla cosca da questo coinvolgimento, da questa infiltrazione in un'azienda così importante quale fosse la Caronte. Addirittura si dice che se Zito voleva far assumere qualcuno doveva passare attraverso il passalacqua, attraverso il Buda, e questo è tutto dire. Per quanto riguarda poi il riferimento ai politici, non ci sono riferimenti a politici. Il colonnello Chiappetta prima faceva riferimento a figure istituzionali. In relazione a delle presenze di ex funzionari dello Stato che hanno fatto ingresso nella compagine del Consiglio di amministrazione della Caronte, in realtà, da quanto emerso dalle nostre indagini, con un ruolo puramente formale. C'è una conversazione molto significativa fra il soggetto e un alto dirigente della Caronte, laddove alla domanda ma che cosa dovrei fare, in cosa consisterebbe questa partecipazione, lui gli dice nulla, una presenza, per il quale, e questo è altamente significativo dell'apparente volontà di rinnovamento e di bonifica di quello che stava avvenendo,
ma che in realtà alle spalle non aveva un effettivo significato di pulizia. Tenete conto che quelle aziende a cui ha fatto riferimento il dottor Fazio hanno lavorato fino al 2020 con la società Caronte Tourist. E addirittura le società del Passalacap, del Passalacqua, nonostante una misura di prevenzione, nonostante il sequestro delle quote del Passalacqua sotto il profilo che deteneva il 30% di quella società, nonostante addirittura il sequestro di prevenzione di quelle quote, quindi la sentenza, il procedimento, il coinvolgimento del procedimento Meta e l'applicazione della misura di prevenzione sin dal 2017, hanno mantenuto questa attività, questa interlocuzione diretta imprenditoriale con la Caronte sino al 2020, quando sono state liquidate con una cospicua somma. Non ci sono riferimenti politici in questo momento di cui possiamo parlare, stiamo parlando esclusivamente della misura di prevenzione che sta applicata. Volete aggiungere qualcosa? No. Solo una considerazione ulteriore, ma davvero brevissima. L'aspetto forse diciamo più rilevante in relazione a quelli che erano i rapporti tra la Caronte Tourist e gli ambienti di 'Ndrangheta ricostruiti nel provvedimento, non è necessario che sia esplicitato, diciamo, da noi con particolari aggiunte, in quanto nel provvedimento stesso vi è una ampia diciamo ricostruzione di tali situazioni, e devo dire la verità anche una serie di considerazioni che mi sento di condividere relative anche alla inidoneità di tutta una serie di strumenti diciamo finalizzati anche a prevenire il pericolo di infiltrazione, che però, per come considerato dal Tribunale, rimangono sostanzialmente inefficaci. Si fa riferimento infatti ai protocolli di legalità, si fa riferimento a tutta una serie di controlli generici, si fa riferimento ai modelli organizzativi di cui alla legge 231 del 2001, per concludere che senza interventi specifici, senza un monitoraggio attento come quello svolto da questo ufficio, soprattutto in relazione a realtà imprenditoriali molto grandi, diceva bene il direttore Vallone, probabilmente questa è l'industria dell'area dello stretto, tutto quello che si attua in altre sedi rischia di rimanere assolutamente senza effetto. Ecco perché bisogna intervenire, come dicevamo prima, con equilibrio, proprio perché ormai la normativa antimafia italiana di cui disponiamo è talmente evoluta che consente di individuare lo strumento migliore da utilizzare. In relazione all'Ndrangheta e quindi al ruolo di Passalacqua e Buda, sempre nello stesso provvedimento si fa un richiamo, a mio modo di vedere, molto significativo nel dire che l'agevolazione degli interessi del Passalacqua e del Buda non è che il riflesso specifico di una complessiva strumentalizzazione dell'impresa agli interessi dell'Ndrangheta. Cioè è su questo che noi dobbiamo riflettere per capire come intervenire a salvaguardia di questo territorio e del tessuto economico. Prego, altre domande? Claudio Cordova, il dispaccio, sempre per il procuratore capo. Buongiorno. Può attivare l'audio? Sì, non si sente bene. Ma il tuo? Non si capisce. C'è un po' di ritardo, è lui che la connessione non è. Stavo a fare la mesh. Devi attivare l'audio. Gentilmente attivare l'audio del dottor Cordova. L'avevo attivato, forse è stato disattivato. Ecco. Spero mi sentiate. Dicevo, due domande. Torno sull'aspetto politico istituzionale, due cose. La prima, chi sono, perché forse lo avete detto ma per un attimo la mia connessione è caduta e in tal caso vi chiedo scusa, chi sono questi soggetti istituzionali, già funzionari pubblici eccetera eccetera, presenti nella compagine solo a titolo formale, se uno, se è più di uno, insomma, perché è stato fatto riferimento a una conversazione ma non mi sembra sia stato detto di chi si trattasse. Dopodiché, sotto il profilo politico,
chiedo non solo a livello appunto societario, ma sotto il profilo relazionale, se c'erano dei rapporti, e parlo sia con riferimento alla Calabria ma anche alla sponda siciliana. E l'ultima domanda è molto secca: quali, ovviamente sulla politica esclusi Matacena e Aquila, che tra le loro tante cose hanno fatto anche politica, l'ultima domanda secca, qual è il contributo maggiore e più nuovo però portato dai collaboratori di giustizia, Liuzzo e Cristiano, e mi riferisco quindi a cose nuove, non tanto alla questione per esempio Rosmini. Liuzzo insomma è un soggetto in passato affiliato ai Rosmini, sappiamo che Matacena fosse indicato come vicino a quella cosca, parlo di cose un po' più vive nel tempo. Grazie. Per quanto riguarda il personaggio politico, personaggi politici istituzionali, io mi riferivo prima appunto chiarendo che non si tratta di una figura istituzionale attuale, ma si tratta di una figura istituzionale passata, nel senso che è un ex funzionario del Ministero dell'Interno, un passato il cui nome c'è nell'ordinanza, nel decreto del Tribunale di Misure di Prevenzione, quindi non ci sono difficoltà. Per quanto riguarda gli aspetti politici, questo provvedimento, come abbiamo riferito prima, sia io che i colleghi del Lombardo, non affronta, perché non ha evidenziato profili di interlocuzioni politiche, perché non sono alla base del provvedimento stesso. Il provvedimento è finalizzato a un obiettivo, che è quello appunto di dimostrare le agevolazioni, che dicevo prima, non le agevolazioni delle cosche di 'Ndrangheta, e questo in questa interlocuzione non ci sono profili politici di interesse che hanno sui quali noi come procura o il Tribunale di Misure di Prevenzione si è dovuta soffermare. È evidente che nell'indagine più ampia sotto questi profili diverse sono le valutazioni, le considerazioni che non sono però oggetto di questo provvedimento. Per quanto riguarda i collaboratori, fa bene riferimento a quello che già si è detto, nel senso che si è parlato dei processi Olimpia, Sansone, Meta, in cui sono emersi queste commissioni, i collaboratori, Liuzzo, che già aveva parlato di Rosmini, aveva parlato di Aquila con i Rosmini, dei collegamenti con Campolo Bruno prima, Campolo Giuseppe dopo, con tutte quelle parti relative agli rapporti storicamente accertati delle cosche di 'Ndrangheta di Reggio Calabria, di Reggio Città, con la famiglia Matacena. Ma ancora di più Cristiano, nell'attualità si soffermano sulle agevolazioni che questi soggetti, specificamente il Passalacqua e il Buda Massimo, ma loro, come diceva prima Lombardo, loro non quali soggetti fisici individui, ma quali soggetti riferibili a delle cosche. Su questo si è soffermato il Cristiano, e su quanto a sua conoscenza in relazione a questi rapporti e a quello che il rapporto Buda, Passalacqua, Caronte e Turist significava nel quotidiano della città di Villa. Ma è significativa, oltre a queste dichiarazioni di Cristiano, ad esempio è significativa un'intercettazione del procedimento Cenide, in cui la moglie di un indagato che premeva per l'assunzione del proprio figlio, indagato che aveva un ruolo tecnico che aveva favorito e agevolato la stessa Caronte, dice: non lo fanno io, che bisogna andare, bisogna essere mafiosi per essere assunti, bisogna andare con la lupara. Questo dà il significato della percezione che già a livello locale, a livello territoriale si aveva della agevolazione che le cosche di 'Ndrangheta ottenevano in quel territorio. Io prima facevo riferimento ad un dato molto significativo, se voi lo cogliete bene è un dato molto significativo di quanto venisse percepito questo rapporto Caronte Turist con Buda Imerti, con la cosca Buda Imerti, addirittura dall'altra cosca egemone del territorio, cioè gli Zito Bertuca. Addirittura domanda del PM che dice: ma gli Zito Bertuca allora avallavano questo rapporto? Dice: sì, non volevano scendere per un patto di non belligeranza, non si mettevano in mezzo
proprio perché riconoscevano alla Stracosca questo coinvolgimento con la società. Ed in questo si concretizza il contributo dichiarativo di questi collaboratori che nell'attualità disegnano questo tipo di rapporti, questo tipo di agevolazioni che in quelle società di qua, a cui abbiamo fatto riferimento prima garantivano alle cosche di 'ndrangheta del territorio. Grazie. Ci sono altre domande? No, a un momento no. Bene. E allora ringraziamo tutti quanti. Grazie a tutti quanti, grazie al donatore, un abbraccio a tutti quanti voi e grazie ai colleghi del Centro Operativo di Reggio Calabria e a vederci a breve per possibilmente di persona. Dottore, scusami, volevo solo concludere ringraziando, vabbè, oltre ai colleghi che hanno lavorato, Pagio Lombardo, Mussolini e Gnezzito, ma anche la DIA di Reggio Calabria che e i suoi uomini che con tanta passione e con tanto impegno hanno svolto questa attività investigativa che ha portato all'attuale misura. Grazie. Grazie, buon lavoro, grazie dell'attestazione.